cosa, che di due dormite in macchina durante alcuni tornei. Allora sì, questo sicuramente confermo. Allora, ci sono due episodi veloci che racconto. E ai tornei lì al Circeo, Terracina, La Paloma, mi è capitato spesso di dormire in macchina perché finivo tardi di giocare la partita di sera. E niente, poi non trovavo l'albergo, non mi andavo a tornare a Roma e dormivo in macchina. La mia Mercedes verde 300 CE, spettacolare, e dormivo lì. E un altro episodio veloce, io giocavo sempre con un completino soltanto, che lavavo ogni volta. Ogni sera tornavo a casa e lo lavavo. Lo lasciavo nella vasca a casa di mia madre e lo lavavo così come veniva. C'è una volta con quel detersivo che si mette in lavatrice, l'ho messo nella vasca. Mentre giocavo con l'Ommi al terzo, vado a battere, sbatto la palla, la pallina per terra, ero stanco morto, mi girava la testa, c'erano 40 gradi, mi guardo la coscia sinistra, era piena, tutto bianco, tutta una cosa bianca. Io cominciavo a dire alta voce perché veramente non capivo che era, ma che sta succedendo? C'avevo tutta la coscia bianca perché non avevo strizzato i pantaloncini. E l'Ommi, il mio avversario Albertino, non riusciva più a giocare da quanto rideva. È stato un quarto d'ora che io dovevo battere sta palla e lui non riusciva, diceva fermo, dobbiamo interrompere così, perché io dicevo non so che cosa mi sta succedendo, vedo tutta la coscia schiumata. Chi sono i milioni? Chi gioca da... Allora, Circolo Canottiere Niene, io inizio a lavorare nel 2001 e mi ricordo mi chiamò il presidente Giovanni Malagò per sapere se ero interessato a lavorare lì. E sono entrato e io ancora giocavo, ero 2-4 mi sembra, e abbiamo iniziato a fare la Serie D con i soci quelli storici del Circolo Canottiere Niene, Francesco Rudilosso, Luca Formilli, e vincemmo la Serie D. E da lì è nato tutto il percorso, perché appunto il Canottiere Niene stava in Serie D in quegli anni. E siamo passati in Serie C, ho cominciato a chiamare un po' di amici miei, da prima Giulio Di Meo, Luca Rosatone, Marco Barbiero che ancora lavora lì e tanti altri, per poi arrivare a chiamare quelli proprio forti, tra cui Santo Padre, Cobolli, Stefano Cobolli. E diciamo da questa storia è nata nel 2001 per poi arrivare agli anni 2010-2011 dove il circolo stava in Serie A. Ho iniziato qui a lavorare in questo circolo 5 anni fa con la maestra Elisabetta Camanzi. Abbiamo iniziato e praticamente non avevamo neanche un iscritto. E abbiamo iniziato facendo dei corsi a settembre, metà settembre, gratuiti, delle lezioni gratuite per promuovere sia le lezioni con i bambini di gruppo che il corso adulti. Abbiamo iniziato in questo modo qua, tranquillamente, abbiamo lavorato secondo me molto bene e all'inizio di quest'anno siamo arrivati ad avere 190 iscritti in partenza ad ottobre, quindi è stato un lavoro secondo me fatto molto molto bene, anche perché facilitato dalla gente che c'è in questo posto, gente tranquilla, e abbiamo creato un corso adulti dove mi sto divertendo veramente tanto, gente che era non classificata che adesso ha cominciato a fare tornei e stanno 5 anni con noi, i tornei sono classificati, sono 4-1, 3-5, così si divertono, e secondo me questa è una cosa molto molto divertente. Danilo, cosa... Per oggi c'è un menù fantastico, guarda che ti faccio vedere. Un menù a soli 10 euro, a 10 euro possiamo avere una scelta tra un primo, un secondo e un contorno. I contorni sono tantissimi, tutti i primi romani e non, pasta fatta in casa, contorni fatti all'orto e carne fatta al macello. Date un'occhiata, scegliete e chiamatemi. Noi scegliamo carbonara, io direi, io carbonara per forza. E poi due carbonare. Eva, io cedo un primo per un contorno. Ah, ok, lei un secondo un contorno, cioè un primo per tu, un secondo un contorno. Ah, ok, vabbè, procedo io. Ok, perfetto. Va bene, iniziamo. Eva, dopo l'allenamento? Un bel piatto di pasta sicuramente. Un secondo, un contorno, il dolce, l'acqua e il caffè, tutto un completo. Eva, noto che hai compagnia. Ah sì. Ciao a tutti. C'è venuto grande a trovare tenista, anche. Gianluca, non sono capace. Ma ha giocato a tennis.
Siamo alle 3:30 con i bambini più grandi, dalle 3:30 alle 5, mezz'ora di atletica e un'ora di tennis, più grandi intendo dai 12 ai 16 anni, e poi dalle 5 alle 6:30 facciamo i bambini più piccoli, quindi dai 5 ai 9-10 anni. E il fulcro della scuola, secondo me, è la maestra Elisa, che è veramente una maestra. Io ho lavorato con tanti maestri, ma una maestra così professionale l'ho vista poche volte in vita mia. Quindi diciamo che con i bambini, se non ci fosse lei, sarebbe una rovina. Poi iniziamo alle 6:30 con due turni di corsi adulti, 6:30, 7:30, 7:30, 8:30. Sì, si mangia anche il pane con la pasta, da sempre questo, per me è proprio, io mangio carbonara e bistecca di costa col grassetto e un buon vino rosso. Oggi no, perché poi dobbiamo lavorare stasera, se no non ce la facciamo. Carbonara. Carbonara. Ragazzi, si parte, eh? Si parte. Ale, poi ci racconterai un po' della tua esperienza di Brunico? Certo, molto volentieri, sì. Facciamo la carbonara e poi dopo raccontiamo. O Brunico, non mi ricordo adesso come si pronuncia. Tu te lo ricordi? No, io dico Brunico, dico. Va bene, comunque avete capito. Brunec. Carbonara, cotolette e patatine fritte, eravamo rimasti a Brunico. Brunico è stata una bella esperienza, Stefano, sono stato un anno lì, lavoravo per tutte le valli della Valpusteria, è stata una bellissima esperienza, solo che dopo un anno non ce la facevo più perché tornavo tutti i weekend a Roma per mia figlia, quindi sono tornato a Roma. Purtroppo è finita questa fantastica giornata e grazie veramente di cuore, vi lascio a voi la parola per i saluti. Vai là. Grazie di questa giornata, è stata una bellissima esperienza e niente, grazie. Ok, io ringrazio te Stefano perché sono state 3 ore veramente, veramente belle con una persona gentile e preparata, ti ringrazio. Un saluto a tutti e grazie. Ragazzi, voi che siete in zona qui tuscolana dovete venire in questo circolo. È finita questa bellissima mattinata passata insieme al mio grande amico Alessandro Filuppucci, che volevo ringraziare, ma volevo ringraziare tutto il circolo Lemura per la sua splendida ospitalità. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo viaggio di Viaggiando con Vannini. Ciao a tutti! Ale ale!